Barbara De Nigris! Barbara De Nigris, mi sembrava di ricordarmi bene che iniziava la nostra Barbarina. Ho detto, magari anche lei nel frattempo si è persa nei meandri di via Mecenate. Tutto bene, Barbarina? Tutto bene, la grazie. Neve è finita? Sì. C'è qualche timido fiorellino, qualche gemmetta di pino che abbiamo portato oggi. Gemmetta di pino, perché iniziamo dal pino per fare la panna cotta di montagna. Di montagna, naturalmente tu sei la nostra cuoca di montagna e quindi cucini la montagna. Allora, dai, vi porto proprio con tutti i profumi del bosco. Allora, andiamo, gli ingredienti li facciamo mentre... Li spieghiamo sì, mentre dai, facciamo la facciamo ricetta. Così, dai. Facciamo così. Che oggi, partendo in ritardo, cerchiamo però di fare tutto quello che avevamo previsto. Anche allora, il nostro gioco del bonsai, perché siamo lì, siamo lì, proprio ci siamo quasi. Allora, cosa metti? Panna? Allora, la panna, quindi la panna cotta, che è un dolce molto semplice panna e molto cotta, facile panna cotta, un dolce anche dedicato a Lorenzo. Ti piace la panna cotta? È il mio dolce preferito. Ma il suo dolce. Ma guarda, tu ne hai molti di dolci preferiti. Ne ho molti. Un goccino di latte, una percentuale piccola di latte. Poi andiamo a metterci lo zucchero semolato. Imparalo, è zucchero, Lorenzo. Sì. No, poi, ma penso che la sappia fare. Non so, però è sempre meglio ripassare. Le cose. Io poi sai quante cose, dopo tanti anni che faccio cucina, mi piace ripassarle, perché magari mi dimentico dei passaggi e così li metto a punto. Aspetta che facciamo una cosa così. Andiamo a mettere la bacca di vaniglia. La bacca di vaniglia. E andiamo a mettere il miele. Ma noi andiamo a mettere il nostro miele alle gemme di pino. Senti che profumo? Ma che meraviglia! Noi l'avevamo così, poi lo ricordiamo. Ma dove lo troviamo questo? Allora, questo l'abbiamo fatto l'anno scorso. Dopo rinfreschiamo un attimo la ricetta, poi sui social. Con le gemme di pino, del pino mugo, abbiamo messo le prime gemmette che cominciano a venire in questo momento. Le abbiamo messe sotto lo zucchero e poi le abbiamo fatte riposare tutto l'inverno. E adesso le possiamo utilizzare. Esatto, adesso vedi? Diventa un vero e proprio sciroppo. Esatto, diventa un vero sciroppo. Quindi, per chi non ce l'avesse, dopo spieghiamo come fare il miele con il pino. Con le gemmette di pino fresche. E per chi non ce l'avesse, non trovasse neanche quelle, lo fa semplicemente col miele. La dose del miele è miele. Noi però, siccome facciamo una ricetta di montagna, la diamo perfetta. Poi è chiaro che ci sono delle alternative. Quindi andiamo a far sciogliere tutto qua dentro, cioè deve soltanto sobbollire, senza bollire. A questo punto andiamo a mettere, una volta che viene a sobbollire, andiamo a mettere la colla di pesce, la famosa colla di pesce che serve per restringere, naturalmente dobbiamo fare la panna cotta, quindi chiaramente deve restringersi. Però facciamo una cosa, dimmi. Siccome dobbiamo fare la panna cotta e quindi io preferisco, dovrebbe essere più calda, andiamo a far sciogliere un mestolo dentro la gelatina, in modo che poi andiamo a filtrarla, così non rimangono pezzettini, perché poi quelli sono antipatici quando rimangono. Alziamo la panna cotta. È bella alta questa, sì, al 9, per cui perfetto. Vedo che sta già bollendo. Ok, intanto va a sobbollire. Poi noi abbiamo fatto una salsa di accompagnamento con le fragoline di bosco, quindi torniamo nel bosco. E andiamo a prendere le fragoline di bosco. Questa è semplicissima. Siamo nel bosco, il pino. Siamo nel bosco. Le fragoline. Ma se chiudiamo gli occhi quando assaggiamo questo dolce, ci sentiamo nel bosco. Tra l'altro, la tua Linzer Tort, vorrei dirti che ha avuto un successo pazzesco. Vero. Continuano a rifarla, continuano a mandarci le foto di vero, questa vero. Linzer Tort. Allora, zucchero a velo. Zucchero a velo. Succo di limone. Ok. E andiamo a farle macerare un pochino. Dopodiché andiamo. Eccola qua, guardate, Daniela ha fatto la tua Linzer Tort bellissima. Bella con le ovette. Sicuramente rifaranno anche questa. L'ha fatta anche in versione pasquale, vedi? L'ha fatta in versione con le ovette. Allora, questa qua va fatta macerare e poi va passata comunque con il... Quindi zucchero a velo, limone e fragoline. Esatto. Mm-hmm. Quindi le facciamo macerare un pochino, dopo le andiamo a frullare, ma le andiamo a frullare dopo che andiamo a frullare una parte di panna cotta. Ok. Quindi questa qui adesso è già calda. Vedete, questa panna, ah, che è panna, un goccino di latte, il miele del pino mugo, i germogli del pino mugo. Di cucchiai, esatto. Vedi? E vedi come si scioglie si bene? Si scioglie perché subito, ormai perché ormai è calda. E, certo, e andiamo a passarla. Dentro. Comunque il pino è anche uscito abbastanza dal bosco ultimamente, perché da qualche anno nelle grandi cucine, perfetto, non solo dolomitiche, non solo del Sud Tirolo, è molto utilizzato, l'ha fatto scoprire un po' Niederkofler, no? Questo ma sì, certo, è vero. Con la sua cucina del territorio, essendo lui in montagna, cucina con le cose che ci sono noi in montagna. L'abbiamo usato l'anno scorso per il salato, abbiamo fatto il pesto.
Ma nella tradizione viene spesso usato anche come spettorante col miele mucolitico, quindi già nelle zone di montagna viene... Esatto, adesso sì, mettiamo. Allora, questi qua sono le prime gemmette, quelle piccole piccole che escono adesso, sono gli aghi teneri teneri, e li abbiamo già preparati, perché questi hanno proprio il profumo, proprio si sente proprio... E andiamo a frullare. Vuoi che faccia io? Ok, dai, così io vado avanti con la pasta frolla, perché abbiamo fatto una pasta frolla. Ecco, perfetto. A questo punto qui lo andiamo a filtrare anche questo. E lo rimettiamo dentro. E lo rimettiamo dentro. Per cui il profumo dentro. Del pino mugo insieme ai germogli, insieme a tutto questo, andrà a insaporire la nostra panna cotta in maniera diversa si dal sente, solito, chiaramente. Sente. Esatto, esatto. Qui invece cosa hai fatto? Vedi, e anche questa andiamo è una cosa a spegnere, nuova. Dopo andiamo a mettere... Allora, questa è una pasta frolla, invece, alla nocciola. Alla nocciola. Però hai messo la farina di mais. Ho messo, no, lo zucchero a velo, così andiamo a usarla subito. Ah. Così come abbiamo detto e l'altra sotto volta. Il giallo che cos'è? La quantità la era quella della farina, giustamente. Perché ce n'era tanto di zucchero a velo, cioè bella. Tantissimo. Ma... Allora, ottimo. Abbiamo messo 200 grammi di farina di nocciole, 100 di zucchero a velo, una parte piccola, adesso non mi ricordo quanto, di amido di mais. 20 grammi. 20 grammi. E il giallo che cos'è, scusami? Il giallo è fioretto, la farina di polenta. La farina di polenta. Ecco, la farina di polenta, perché io vedevo la farina. Io ho usato quella di Fulvio Marino, che è spettacolare. Noi abbiamo questa fortuna. E quindi usiamo le cose buone. E poi che la panna qua. Cotta è delle zone di Fulvio più che delle zone di Barbara, come beh, dove, certo. Tra l'altro, guarda, la farina di mais, ti do un'anteprima, la userà tra poco proprio Fulvio per fare dei grissinoni meravigliosi. Allora, ecco perché prima l'avevano scambiata con la tua. Sì, perché una... c'era l'ingrediente segreto. Niente, andiamo a impastarla velocemente. Questa è una pasta frolla. Questa è una pasta frolla. Anche questa poi alla fine è senza glutine perché abbiamo usato la farina della polenta, la farina di nocciole, l'amido di mais, il burro e lo zucchero a velo. Esatto, pochissimo burro perché abbiamo già le nocciole che comunque hanno il loro olio essenziale. Bella umida, qui ce n'è ancora un po' se hai bisogno di... Questa qui, adesso la usiamo per... Questa qui è velocissima e questa qui la inforniamo subito. Adesso facciamo la... Questa ci serve come base. Ok, della nostra torta. Esatto, perché andiamo a sformare la nostra panna cotta su un foglio di pasta frolla alla nocciola, così per rimanere nel bosco. Gli scoiattolini saranno felicissimi oggi, è proprio la vostra torta, sì. La dovete dividere con Lorenzo, perché la parte della panna cotta è di Lorenzo. No, ma lo scoiattolo non può mangiare i latticini, non li fa mica bene. Non può mangiare i latticini, ma può mangiare tutto il resto, io ci tengo alla loro salute comunque, non fa mica... Vedi, scusate, guarda com'è bella però. Friabile, a tal punto che quasi si fa fatica... Adesso con questo, esatto, andiamo a... No, però si lavora anche bene. Sì, esatto. Andiamo a formare un rettangolo, più o meno, insomma, tanto poi dopo i ritagli li usiamo per sbriciolare. Andiamo a metterlo su una teglia con la carta forno. Fuoco. Che è già pronta lì. Questa grande. Aspetta che la prendiamo da qua, vediamo qua. Sì, esatto. Adesso questa avrebbe dovuto raffreddare un pochino. Noi la usiamo subito e quindi è più difficile da non infornare. La facciamo mai riposare. Ma la mettiamo a posto qua. Esatto, la mettiamo a posto qua. Sì, la facciamo riposare. Si può usare subito, ma vedi che comunque... È facile, perché è molto esatto, friabile. Però se si perché adesso il burro era anche un pochettino caldo perché era sotto le luci. Però... Questa va in forno a 180 gradi per 12 minuti. Ma meno lega la pasta frolla e più frolla, quindi è meglio paradossalmente che sia difficile da lavorare. Nel momento in cui la andiamo a tirar fuori ancora da calda, andiamo a tagliare un rettangolo leggermente più grande della forma della tortiera dove andiamo a mettere la panna cotta. Che è quella del plum cake, che sarebbe questa. Quindi in questo caso qua. Noi andiamo a mettere la panna cotta a raffreddare in frigorifero per almeno 5 ore. Così, vedete, panna cotta dentro nello stampo del plum cake, 5 ore in frigorifero. 5 ore in frigorifero, la lasciamo qui e andiamo a prendere quell'altra nostra. Mia. E andiamo a prendere anche la panna montata. Abbiamo fatto un biscotto un po' più grande. Vabbè, ma che cos'è questo dolce? È un trionfo di panna. È un trionfo di panna. Quindi, allora,
Questo pezzo ha scalato le classifiche. Esatto, vedi. Guardate, sotto il nostro biscotto, che deve essere un po' più grande del diametro naturalmente della panna, no? Perché deve fare un po' d'appoggio, giusto? Sì, perché adesso noi facciamo... Anche questa è carina, l'idea che abbia una base di pasta frolla proprio del bosco. Proprio per servire un dolce, vedete? Come se fosse una torta. Questo è, questi puntini che vedete sono quelli che sono dati, esatto, dalle gemme del pino e dal pino. Guarda stesso, come ballonzola, no? Proprio, fa proprio il verso della panna cotta. Guarda, blum blum. Ok. Se mettiamo sotto un po' di pellicola come ho fatto io, è meglio, la possiamo perché avete visto come l'abbiamo scaravoltata bene? Poi con la nostra salsa alle fragoline, quelle le mettiamo come decorazione, con la nostra salsa di fragoline. Cioè questa, scusami, che abbiamo fatto con il limone e la zucchero a velo l'abbiamo resa così, vedete? Siamo andati liquida a frullare e l'abbiamo resa così, che serve per accompagnare, però io volevo anche variegare un pochino la panna. Hai capito? Da decorare. Varieghiamo anche la panna. Adesso ti chiedo solo un aiuto. Certo. Comunque sulla carta è il dolce migliore che sia mai stato realizzato in questa trasmissione televisiva. È vero, è uno dei dolci più interessanti insieme alla Litzer Tort, che a me piace tanto, che ha fatto lei e che è molto buona. Allora, vai. Andiamo di qua, così facciamo la parte più bellina, poi dopo... Ma perché vedi, Barbara è stata in costiera, c'ha l'influsso comunque di sal de riso che la protegge, capito? Vero. Che vigila. Beh, guardate che carina. E poi ci mettiamo su anche un po' di fragoline, chiaramente. Esatto, vicino alla panna mettiamo le fragoline e un po' di salsa. Alla fine... qualche fragolina qua e là e qualche biscotto sbriciolato che gli dà di croccantezza. Esatto, aspetta che te lo che sono a prendere. I ritagli. Sono i ritagli qua. Che roba. Che lei è forte, sì, quindi vai. Può tagliare. Perché? Guardate, un bellissimo dolce. Questa panna cotta di montagna appoggiala lì di Barbara De Nigris. Se l'avete imparato, rifatelo perché è facilissimo. Grazie Barbara, grazie.